Buongiorno Gobbi, ben ritrovati. Sono stato via per lavoro in Austria, a Vienna, poi ne ho approfittato anche per farmi qualche giorno di vacanza. Tanto del resto non è che ci siano grosse novità. Seguivo i media italiani, hanno continuato a buttare fuori almeno un'intercettazione al giorno. Determinati media come la Gazzetta dello Sport, ad esempio, facendo passare il messaggio come insomma che fossero tutte robe nuove, no? Mentre in realtà sono cose che la Juventus già conosce perché in gran parte facevano parte appunto della precedente indagine sulle plusvalenze che coinvolgeva la Juve e altre 10 squadre, che si è conclusa con l'assoluzione. Insomma, non c'era nessun contenuto nuovo. Da un punto di vista giuridico, tutto nuovo dal punto di vista mediatico, e determinati giornali ci hanno marciato, creando quel sentimento popolare di cui ho parlato già in altri video, dando voce mediaticamente solo alle tesi dell'accusa, perché questo è quello che si è sentito fino ad ora, cioè le argomentazioni che l'accusa porta, nei confronti della Juventus. Non si è sentito nulla relativamente alle argomentazioni della difesa perché non ci sono ancora state. E questo non è elemento di poco conto, bisogna tenerlo in considerazione, eh? Solo che la maggior parte della gente non sa queste cose, legge le intercettazioni e la prima cosa che gli viene da dire è guarda, guarda, guarda cosa ha combinato la Juve. Quindi di fatto hanno già mediaticamente costruito il giudizio di colpevolezza. In realtà c'è un giudice che ha già parlato, il giudice Morello, che è quello al quale l'accusa aveva presentato le richieste, tra le quali c'era anche appunto il carcere per Andrea Agnelli, ad esempio. Richieste rigettate e nelle motivazioni con cui il giudice ha rigettato le richieste dell'accusa ci sono delle argomentazioni molto interessanti, che vi invito a cercare in rete, che si trovano, ci sono, sebbene forse solo Tutto Sport ne ha parlato, non mi risulta che gli altri giornali o altri media ne abbiano fatto cenno. In queste argomentazioni il giudice parla delle plusvalenze e parlando delle plusvalenze dice che non rileva dolo in quanto è una prassi praticamente consolidata. Adesso vi faccio una sintesi, poi andatevela a leggere, ma il contenuto è questo. Non rileva dolo in quanto è una prassi consolidata, cioè che non riguarda solo la Juventus. E se fosse, come dire, fatta solo dalla Juventus, allora a quel punto lì il dolo è chiaro, perché sarebbe l'unica squadra che utilizza la strategia delle plusvalenze e quindi sarebbe tutta un'altra cosa. Parla della Juventus come di una delle società più importanti d'Italia e più importanti a livello internazionale, che è quotata in borsa e che quindi sicuramente, come dire, ha una sensibilità e un modus operandi che, secondo il punto di vista del giudice, è di maggior tutela, visto che è quotata in borsa. Dice degli imputati che sono persone assolutamente integrate nel contesto sociale, ovviamente. Queste sono motivazioni che ha portato il giudice per controbattere alle richieste, controbattere per rigettare le richieste dell'accusa, no? Le richieste di carcerazione. E poi parla anche della manovra stipendi in modo interessante, perché dice che non vede la reiterazione del reato, la possibilità di reiterazione del reato, in quanto la manovra stipendi è stata fatta in modo, come dire, in modo contingente e puntuale, relativamente in risposta a una situazione straordinaria, che era quella della pandemia. Dice che la Juventus aveva già dei problemi finanziari, lo sappiamo, nel senso che aveva un livello di debito sicuramente alto, ma che però la famosa manovra stipendi è stata messa in atto non
sempre e fin da subito, ovvero dal momento in cui sono iniziati a esserci dei problemi finanziari per la Juventus, ma solo in conseguenza alla situazione Covid. Il giudice parla di una situazione appunto straordinaria, nella quale sono anche stati chiusi gli stadi, dove sono stati dei grossi problemi economici, e quindi non la vede come una prassi, a differenza delle plusvalenze, una prassi consolidata, fatta in maniera continuativa, come dire, per fare una furbata, ecco, che effettivamente la Juventus non è che ha sempre fatto questa cosa, cioè di dilatare i pagamenti degli stipendi per questioni contabili, ma appunto l'ha fatto solo in concomitanza con la situazione del Covid. Ecco, queste a grandi linee sono le motivazioni, no? Che effetto vi fanno? A me, sinceramente, io quando le ho lette mi hanno fatto un effetto completamente diverso rispetto all'idea che uno. Non dico io perché io comunque ho sempre cercato di essere oggettivo e di non farmi condizionare dalle intercettazioni, però rispetto all'idea che una persona normale si fa leggendo quotidianamente le intercettazioni, se fossero state pubblicate anche queste motivazioni, se fosse stato dato lo stesso risalto anche a queste argomentazioni, probabilmente il pensiero medio delle persone che seguono, che leggono i giornali, sarebbe stato diverso. Ok? E invece non è così, e per me è una porcheria. Cioè, magari qualcuno di voi dirà: ah, ma te sei di parte, sei juventino. No, no, per me è una porcheria a prescindere. Non è accettabile che ci sia un trattamento da parte dei media di questo tipo. Io veramente mi auguro che quando sarà finito tutto, che la Juventus, che vedremo, magari avrà sicuramente come dire, dei punti di colpevolezza, li andremo a vedere nel momento in cui ci sarà il processo, non lo so. Però vada al contrattacco anche nei confronti di questa campagna mediatica, ma soprattutto di quelle persone che hanno già sentenziato, che hanno detto delle robe, a mio avviso, gravi, da un punto di vista legale rilevante. Io spero che la Juve vada a mettergli le mani in tasca a sta gente. Basta. Non c'è altro da dire. Io spero di ricominciare a parlare di calcio finalmente, perché ormai veramente non se ne può più. Io non vedo l'ora che ricominci il campionato. Adesso fra un po' ci saranno delle amichevoli. La Juventus ha ricominciato ad allenarsi. Insomma, speriamo di ricominciare a parlare anche di calcio, magari anche con un occhio al mondiale, visto che siamo in dirittura d'arrivo. Fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e selezionare la campanella, perché adesso si ricomincia. Ciao Gobbi!